questa sentenza è il frutto di un lungo e doloroso processo che non mi riporterà Mario, non lo riporterà in vita e non ci riterrà la nostra vita insieme. Oggi è stata messa la prima pietra per una giustizia nuova e Mario rappresenterà il precedente a cui chi avrà bisogno potrà appellarsi. La sua integrità è stata difesa, è stata dimostrata. Nonostante da vittima ha dovuto soffrire di tante insinuazioni. Mario, vorrei solo tornare a casa e trovarla a casa. E arrivare qui oggi è stato come arrivare in quell'ospedale. E non possiamo che ringraziare il complicato lavoro dei giudici, ringraziare i nostri bravissimi avvocati e tutte le persone, perché veramente sono state accanto a Mario, perché lo conoscevano, perché era il figlio di tutti, perché era il carabiniere di tutti. Ringraziamo tanto tutte le persone che hanno creduto nel suo essere. Un marito meraviglioso, un uomo meraviglioso e un servitore dello Stato che merita soltanto rispetto e l'onore che lui stesso da martire ha dimostrato. Ringrazio tutti voi di esserci stati accanto, veramente. Grazie.